fare i conti con l'ambiente, la Backcamp, siamo quasi in chiusura di questa 3 giorni intensa qui a Ravenna. Parliamo con Alfonso Andretta, coordinatore scientifico. Facciamo un bilancio della manifestazione alla luce di tutti questi eventi, tutti questi spunti che come ogni anno vengono fuori. Sì, guarda, io devo dire che siamo arrivati alla 6ª edizione di questa manifestazione. Poi tutti gli anni, come al solito, ci ritroviamo per fare il punto e per fare i bilanci. E tutti gli anni, devo dire, abbiamo parlato di numeri. Quindi abbiamo detto quanti iscritti avessero aderito all'iniziativa, quindi anche quest'anno ne abbiamo avuto più di 1000. Abbiamo contato il numero dei workshop, il numero dei lab meeting, però io quest'anno vorrei fare un passo in avanti. Invece di parlare di numeri, vorrei parlare di sensazioni. E la sensazione che ho avuto è che questa manifestazione si sta sviluppando sempre di più e diventa sempre più cibo per il cervello. Sempre più stimoli, sempre più novità che ti consentono di variare rispetto alla normalità e alla quotidianità del tuo lavoro. E avere degli stimoli è sempre importante, perché vuol dire tenere la mente allenata e pronta alle novità. Io ho assistito anche ieri sera a una presentazione molto stimolante, che forse fuoriesce da quelli che possono essere gli schemi di una manifestazione dedicata all'ambiente, una conferenza sul futuro di Internet. Bene, gli spunti che si possono trarre da queste occasioni sono fantastici, fantastici in tutti i settori della vita e quindi anche in quello dell'ambiente. E questo però, secondo me, fa il palio con quella che è la definizione di ambiente, perché se uno si rifà alle definizioni che sono contenute, per esempio, nella direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, l'ambiente è tutto, cioè le interrelazioni tra l'ambiente naturale, strettamente detto, quindi acqua, aria, atmosfera, suolo, con la parte sociale, quindi l'uomo, la salute, l'economia. Ecco, tutti questi temi stanno uscendo insieme, quindi la manifestazione presenta sempre più interconnessioni tra materie estremamente diverse, e questo per un tecnico è ancora più stimolante. Certo, interconnessioni. Oggi lanciamo questo network FIMA, quindi la comunicazione ambientale, per esempio, la divulgazione, ma poi Ravenna comunque è un crocevia di riflessioni che vanno dall'arte alla cultura, alla scienza e proprio appunto questo. Alla comunicazione. Quindi canali che si intersecano, riflessioni, è un po' il nostro lettino da psicanalista in cui ogni anno ci ritroviamo, facciamo le nostre riflessioni e secondo me facciamo anche delle cose positive per la collettività. Assolutamente, è proprio questo. Secondo me, da fare i conti con l'ambiente passiamo a dar da mangiare al cervello. Esatto. Scusate se ritorno su questa visione, ma penso che sia importante. Il nostro cervello ha bisogno di stimoli e gli stimoli ci fanno crescere. Sicuramente Ravenna consente di crescere, e tutti gli anni devo dire che Giovanni Montresori e Mario Sunzeri mi meravigliano, perché portano sempre delle persone che sono in grado di stimolare con delle idee nuove chi partecipa a questa manifestazione. Grazie Alfonso Andretta. Grazie a te. Ravenna 2013. Grazie.